Buonasera! Buonasera! Benvenuti ad Affari Tuoi, ma c'è una notizia importantissima. Inizia la settimana del Telethon, guardate che sciarpata! Inizia la settimana del Telethon, tutta la settimana, ma anche dopo, ma soprattutto in questa settimana dobbiamo aiutare il Telethon, la ricerca per combattere e sconfiggere le malattie genetiche. Il numero da chiamare, SMS o da numero fisso è 45506, tutta la settimana vi faccio una capoccia così, 45506. Buonasera, viva il Telethon, tutta la settimana il Telethon è il protagonista, insieme a Notaio Pocaterra. Buonasera, 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 dottor Mauro Vergari, dirigente di Gozzo, fate un bel applauso, mollate le sciarpe adesso e fate un applauso al Telethon, a voi. Tutto vi devo dire. Vado a salutare la nuova arrivata, la new entry. Buonasera. Buonasera. Lei è? Prego. Buonasera a tutti, sono Deborah Villa. Buonasera a tutti, sì. Sono Deborah Villa e vengo da Perugia. Villa. Come va Perugia? Bene. Bene, che fa Perugia? Faccio l'impiegata. L'impiegata, si trova bene? Sì. Beh, speriamo si trovi bene pure Affari Tuoi. La busta per vedere stasera chi gioca grazie notaio, intanto ve lo ricordo subito. Boom, 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 Telethon 45506, inondateci di SMS per aiutare la ricerca. E Telethon, vieni, mia bella Julie. Vieni. Preparati, magari giochi tu. Dopo tante, tantissime serate, è ora che io ti rimandi a casa. E invece non è ora, manco stasera, vattene a casa, vai, vattene a casa qui, alla casa di Affari Tuoi. Per l'esattezza gioca il nord, per l'esattezza gioca una donna del nord, per l'esattezza, esattezza, esattezza, gioco Piemonte! Abbracciatevi, complimentatevi, fate quello che vi pare. Io intanto porto il patto del Piemonte in loco e poi ringrazio Dalia perché è un altro dei disegni arrivati, è un rospo molto natalizio, ecco, sono io prima del bacio della dottoressa. Bambini, mandate per il nostro albero. Affari Tuoi, Teatro delle Vittorie, via Monte Assolone 13, 00195 Roma, a dopo, ciao! Benvenuti ad Affari Tuoi! Affari Tuoi che per questa settimana si tinge di bianco il bianco del Telethon 45506 per aiutare la ricerca e combattere finalmente le malattie genetiche con grande forza, la stessa forza che ci metterà stasera la nostra donna in rosso dei Uomini in Red, Erika Yolanda Gambato, tutta una parola, tutto un nome. Buonasera maestro Nigro, anche lei con la sciarpona bianca del Telethon, sempre più elegante il maestro Nigro, tutti con la sciarpa del Telethon. Allora, vivi a Rivoli. Esatto. Con mamma? Con mamma. Con mamma, che si chiama? Gabriella. Salutiamo mamma Gabriella. Ciao. Studi? Mamma. Studio. Sei sì. Tornata a studiare? Sono tornata a studiare, esatto. Cosa? Giurisprudenza. Che anno? Al quarto. Quarto, quanto sei? Mi suggerisci? Grazie, tra un quarto. Sì. Grazie. Fidanzata? Da poco. Eh? Da poco. Con quattro? No, con uno. Che si chiama? Solo quattro non lo direi adesso. No. Perché sarebbe un po'. Si chiama? Sandro. L'ha potuto dire, quindi è uno. Bene. E soprattutto novità in questo periodo del nostro, come dire, paese, in questo contesto storico, stai cercando? Lavoro. Notiziona. Cerca lavoro. Aiutiamola. Ma magari contattateci su Facebook e Twitter, hashtag Affari Tuoi, dice io ho un lavoro per la nostra Erika Yolanda. Il soprannome è Gnegne, dici perché? Il soprannome mi è stato dato da quel simpaticone del mio ragazzo, uno dei quattro sempre. Sandro, sì. Perché eravamo all'inizio della nostra storia, stavo anche chiacchierando, io facevo un po' la splendida, quella tutta ad un pezzo. E ho iniziato a prendere in giro le coppie troppo romantiche, quelle che si danno i soprannomi. E così facendo, ho fatto l'imitazione, cioè non mi piacciono le persone Gnegne, facevo così. Gnegne. E da lì, per punire la mia ironia, sono stata soprannominata Gnegne io. Lo vuoi provare a cambiare il pacco numero 9? Pensiamoci bene, non è un dettaglio. Lo so. Allora, senti anche il lo tendo. Lo tengo. Lo vendi? Lo vendo. Lo tieni? Lo tengo. Lo tengo. Sì, e allora il maestro anche aveva sospeso il tema musicale. Si parte alla ricerca di Paquito. Cerchiamo Paquito. 14 Remo. 14 Remo, subito convocato a giudizio il nostro Lucifero Buono, speriamo lo sia stasera. Lucifero? 10 palline! Da, 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 da. Come al circo, che c'è Pacifico? 10 palline. Qui gne gne, là, gno gno, qui Sandrino. Dov'è? Paquito. Ok, chiamo
4 l'Abruzzo. Buonasera Martina da Silvi, Marina. 10 euro! Liguria, buonasera, non la chiamate Mariangela che vi mena, chiamate la Orsetta, e lì Pachito? 20.000 euro. Può andare. Come vuoi? Sì, possiamo far meglio. Una bottarella. 16, vicino Sydney. Buonasera, Adriana del Pizzoccalo per la Calabrese australiana, c'è un centesimo. 20, Adriano. Buonasera Adriano, salutiamo gli amici della Sardegna che non dimentichiamo mai. Bottanella da 30.000 euro. Non molliamo, bro. Maestro, con rinnovata intensità, con rinnovata passione, il terzo tiro di questa tripletta che poi va a comporre la sestina iniziale. Lucilla, buonasera Lucilla Lucifera. Stamattina disperata senza trucco, poi vi racconteremo cosa è successo. 50 centesimi! Grazie. Bravissima Lucilla, I love you. Sei comodi, qua sopra. Hai intaccato solo un po' di rosa e per fortuna hai dato quattro belle mazzaroccate al blu della dottoressa che andiamo a salutare ad affrontare. Buonasera! Dottoressa! Bellissime chiamate, quattro bellissime chiamate per noi, non per lei. Colpo di scena, lo vado a chiedere, l'occhio, anche il sembiante ci sarebbe. La dottoressa ha scoperto nelle tue segrete carte, ma è vero che sognavi di diventare un étoile del Moulin Rouge? Voleva diventare una ballerina del Moulin Rouge, del mulino più famoso del mondo. Io nel mio piccolo devo essere da questi, dei mulini. Questo. Cosa vuol fare da grande, dice la dottoressa, del tuo futuro? Scusa se ti do del tuo gnegne, potresti essere mia nipote. Cosa vuoi fare del tuo futuro? Come lo vuoi scrivere? Come te lo immagini? Ecco, il mio futuro è ancora da scrivere. Perché ho iniziato un percorso che poi ho lasciato. L'università. Esatto. E mi sono iscritta, i primi anni andava tutto bene, poi insomma non volevo più pesare sulla famiglia. Anche la faccenda se... si fa seria. E quindi sono andata a lavorare, ho lasciato l'università. Poi adesso a febbraio mi hanno lasciato a casa da lavoro e quindi ho detto, sai che c'è? Che io torno a studiare perché è quello che voglio fare. Aia, tre pacchi da chiamare se vorrai continuare a giocare, gnegne. E te credo. L'offerta fa male alla dottoressa, ma magari fa bene a noi. Tu bevi, pensa, ce ne andiamo con 40.000 euro. Cioè tu te ne vai, col plurale non è che veniamo con te, dico te ne vai con 40.000 euro e rimango qua. Ci proviamo ancora. Rifiuto l'offerta e va avanti. Sono curiosa di sapere che cos'ha la New Entry. Quindi 12 Umbria. L'Umbria, la nuova arrivata. Prego. Ben arrivata ad affari tuoi, Deborah. Poteva andare peggio. Apri. Quindici, Trentino Alto Adige. Buonasera, Francesco, mezzo motore. Spezziamo un attimo il sortileggio. Assistente telefonista, vieni qua.
Ma andiamo tu intanto, intanto, se no stiamo sempre a fare della serie, armiamoci e partite, e invece armiamoci e partiamo tutti insieme, 45506, inviamo messaggio al Teleton e così diamo una mano alla riceve, tu vai, e che qua dentro l'officina è piombata, è andata. 45506. Un tiro, giusto? Vuoi farlo in silenzio, con la musica? Come vuoi tu? Con gli occhiali, senza occhiali, col cappello? Come vuoi? C'è un cappello con la birra, vero? C'è un cappello con la birra? All'improvviso sembravi di Taormina, c'è un cappello con la birra? Ah, il cappello con la birra? Voscenza, se lo vuole mettere, magari prendiamo, Amonine, tutte cose. Come lo metti, se devi prendere il manico, se un cliente te deve bere, come fa? Deve prendere il manico. Così, okay. Vediamo se porta fortuna. Se va bene, prendiamo. Altrimenti, ciao, siamo ubriacati inutilmente. Lo vuoi fare così senza musica? Sì, va bene. Senza musica. Sì, ok. Sciuri. Otto, Salvatore. Sciuri di tutto l'anno. Buonasera, Salvatore. Detto Salle, Salvatore. Sono già pentita. Aspetta, perché? Non lo so. Perché l'otto. Che fa? C'è fa di solito porta soldi. Però ma non è che il numero l'hanno cambiato. Vai, vai. Sono pronta, che butto. E invece no! Vediamo la dottoressa, lei che vuole per Natale? Cosa? Ma come, un regalo? Mi scrive la letterina. Arrivo con la slitta, entro dal camino il 24 notte. Sempre tre pacchi da chiamare se vorrà continuare a giocare la nostra Woman in Red del Moulin Rouge oppure... Aie. La dottoressa dice scendo perché parlavamo prima di 40.000 euro, ma è un esempio che ho fatto anche ieri sera, se passeggiando in questa atmosfera natalizia per strada in ognuna delle nostre bellissime città italiane, un signore, una signora ci fermassero dicendoci ma tu li vuoi 27.000 euro? Signora qui ha detto sì, però non sta giocando ad affari tuoi, però la signora non ha davanti sul tabellone i 500.000, i 100.000, i 75.000, la X. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Rifiutiamo, c'è ancora tanto da sognare. Deve impegnarsi di più per abbattermi. Come? Deve impegnarsi di più per demoralizzarmi. E mentre noi sogniamo insieme a Erika, sogniamo anche un mondo senza malattie. Mentre lo sogniamo però lo dobbiamo realizzare, sto mondo felice. Quindi c'è da aiutare il Teleton al 45506. Forza! Siamo al 7 la Valle d'Aosta. Il 7 la Valle d'Aosta, chissà Stefania come la giraffa, veramente la nostra bagnina bellissima Stefania, pochi anni ma l'ha messi tutti nell'altezza bellissima da Val Tournanche, è tempo di rimanere, non de Tournanche, viva la Valle d'Aosta, la Valle d'Agosto! Ottavio l'ho giurato facendo la verticale, urlava viva la Valle d'Agosto, una regione dove non siamo mai stati, ma... Adesso mi piace, rimani in questo silenzio concentrato. Serpentella, lucertolona mia. Arancina. Siamo al 13 la Sicilia. No, ma non te devi spiegare perché ti hanno i nomignoli fanno parte del rito. Gne. Lorenzo Cupido, guardalo là, ce lo invidiano su Facebook e Twitter. Farà un calendario anche Lorenzo. Vabbè, bottarellona, bottarellona. Perché tu ti devi far chiamare quei nomignoli? Sei stata frettolosa. Simpatica la mia capretta. Niente. Mettiamo un po' di musica, vostra. Maestro, cosa gradisci, ballerina del Moulin Rouge? Qualcosa di carico. Qualcosa di carico. Il 2 Veneto. Coccato. Buonasera, Chiara, la nostra creativa da Valstagna. Già che dobbiamo salutare la X, cerchiamo di farlo con un pacco da poco, ma hai visto che porta bene, dai, su, modello Spinelli per trovare i pacchi belli e per trovare pure una X da poco, speriamo, quando vuoi, questo fai tu. Vabbè. No, cerchi, che babbo, cerchi tu. No, era questa. Vai. Apro io? Sì. Apri tu? No. Apro io? E mo chi te lo dice? Chi te lo dice? Che potevo realizzare tutti i miei sogni. Con 150 euro, ammazza! Occhiali Spinelli per trovare i pacchi belli. Due tiri.
se vuoi. Vediamo se stanno attenti. Se vuoi, prima potrai. Meravigliose. Pensaci bene, panzerottino, cannolino mio, ripiena la crema. In questa atmosfera natalizia. Cosa hai deciso, follettino mio rosso? Rifiuto il cambio. Rifiuta il cambietto, la buffettina mia. Una traccolina. Monica. Buonasera, stampellona mia. La giraffona contro la giraffetta. Aia, che botta. Non si può sognare un attimo. Mannaggia. Te sei seduta come una parietta ai tempi belli, oh. Devo stare ferma e composta, ma io sono maschio. Ma giochiamo a piedi. Lei, via, via, leva sto sgabello. Da buon, dai, stai con me. Che, vai, via, dai, stai con me qua. Porta fortuna, eh. Allora, cipollina mia rossa di Tropea. Dove andiamo? Dove andiamo a cercare 100 euro pacchetto e 5 euro? Io mi rivesto con la mia sciarpa di mogano e radica, tessuto che studieranno nel futuro i marziani e capiranno. Allora, 17, la Campania. Buonasera Adriano, non ti giro. Non ti giro, decidi, sei girato o non sei girato? Non ti giro. Eccolo voi! Non se lo fanno scherzo! Dottoressa, abbiamo raddrizzato la baracca, ci eravamo spaventati per i 100.000, abbiamo difeso i 500.000, ci abbiamo ancora la matta e due pacchi rosa. Beh, insomma, ci stiamo difendendo. Lo so, ma il mulino più bello, il Moulin Rouge, quello rouge da 500.000 sta là. Indomito, che gira. Faccia il suo gioco. La dottoressa è testarda. Come quasi tutte le donne del mondo. Cambia. No, non dice cambio, dice preferisce, però pensaci bene. Okay. È sottile la domanda, è più complessa che se fosse solo la possibilità di cambiare. La nostra bellissima Gnegne vuole ascoltare un'offerta o avere la possibilità stavolta di cambiare? Perché ha valutato qualcosa di ancora più preciso. Ci posso riflettere due minuti? Grazie. Offerta. Rimanga maestro, è bellissimo il suo tema. Ascolta l'offerta. Gnegne ha alzato la palla e la schiaccia, dottoressa, come? Dove? Un solo tiro. Un solo tiro. 30.000 euro. Cosa ti sorprende? Perché hai fatto? Ti aspettavi di più o di meno? Di meno, sinceramente. È un solo però tiro. È un solo tiro, esatto. E lì. Sicuramente ho più possibilità di prendere i 500. Cioè, un pacco alto, bello, sono i 500.000. Un tiro solo. Ho più possibilità di prendere gli altri 5 che insomma sono un po'. Però è un tiro da non sbagliare assolutamente. Il bello è quello, Lo so, è facile stando lì, le sensazioni, poi un conto è giocare, davvero, essere qua. Guarda, una volta ho letto una cosa apparentemente banale, ma se ci pensiamo è così, tutti i nostri tormenti, tutti, nascono solo dal desiderare.
se non desiderassimo non avremmo tormenti. Di contro si può anche dire, pensa che noia, senza desiderare niente, senza tormenti. Ma tutti i nostri tormenti nascono dal fatto che desideriamo. In questo periodo di Natale, davanti alle vetrine, ah, quel cappotto, ah, quella borsa, ah, e invece no, sai che fate? Non comprate la borsa e il cappotto e mandate un sacco di sms al 45506. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Posso avere una musica allegra? La voglio allegra, voglio calore. Io chiamo il 19 la Toscana. Aia, proprio là, proprio la veterana, la bellissima Julie. Me ne sto andando. No, no, torna. Torna a casa Alessa. Senti, Jennifer Lopez. Qui, mo, si balla per davvero. Apri. C'è un sacco di roba. C'è sempre un cambio obbligato, ma poi moltiplicate per due ci sono il raddoppio e di mezza, arrivederci, vai un resto per un blu e poi spera, X è pericolo pubblico, conta, provaci. Emilia Romagna, Remo, portami fortuna. Sei innocente, Remo, non ti cominci a giustificare, stai calma, è tutto a posto. Aspetta, che sono qua, calma, ci metto poco. Perché noi scherziamo, ma no, voglio dire, qui salta fuori a rivederci, vai o resti. Ti vuoi sedere per un attimo? Posso. Come vuoi. Grazie. Prezzo. Quando sei pronta. Potremmo vincere 1000 euro. Adesso mi devo concentrare. Un altro po'. Pure una via di mezzo. Busta del provaci. Torna alla tua postazione. 30 okay. Secondi da quando parte la domanda. Per dare la risposta la puoi dare più volte. Non è come sì, quei giochi feroci. Okay. Quei quiz non vale solo la prima ma con la volta. Allora, si parla di matematica. Ecco. Lo so, la materia che ci vede più scarsi te e me sicuramente, ma ce la puoi fare. Qual è la somma dei primi 10 numeri dispari? Primi 10 numeri dispari, quindi 1 e 3 sono 4. Più 4 e 5 sono 9, 9 e 7 sono 16, 16 e 9 sono 25. Ti ce ne vanno 10. 9 più la cifra che hai detto più 11. Quindi 25 più 11 fa 36. Più 13. Più 13, fino a 10. Nei primi 10 numeri dispari. Nei primi 10 numeri dispari. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E ricomincia, sbrigate. Più 13, 36, più 10, 40, 49. È giusto? Sì. 1 più 3. 4. Più 5. Più 7, più 9, più 11, più 13, più 15, più 17, più 19. Quindi, sono i primi 10 numeri dispari. Pensavo da 1 a 10. Nei primi 10 numeri dispari. Senti, comunque abbiamo chiamato, siamo passati indenni, eravamo 6 pacchi, eravamo anche minorenni, siamo diventati maggiorenni, ci sono solo 5 pacchi invece che 6, 500 mila euro sono ancora lì. Dottoressa, dica! 1000 euro del provaci non abbiamo vinti, vabbè, però qui c'è in ballo un sacco di roba. Ecco. No. Mettetevi comodi, già siete comodi. So già cosa vuole fare. Cambio. No, un solo tiro. Okay. Torniamo all'antico, all'inizio della puntata quando eravamo giovani. Siete sempre bellissime, siete sempre bellissime. Un tiro o 40.000 euro. Come all'inizio. Però ho coraggio di andare.
andare avanti. Io andrei avanti. Eh? Io andrei avanti. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Vai in giro, no, ma che è la tua serata, vai, Jennifer Lopez, scatena, te balla, balla il tango, e cia cia cia, quello che ti pare. L'unica offerta che non possiamo rifiutare in questa settimana è quella che ci propone il Telethon, 45506, dobbiamo aiutare, non possiamo, dobbiamo aiutare la ricerca, SMS a raffica. Oh, è un pazzo. Fa un sacco di contatti sto pacco. Va portato dal liutaio. Mettetevi comodi perché qui la serata si preannuncia compresa. Si va avanti. Sembra che ha partorito. Dottoressa Abemus. Abemus Pacum. Pacum Abemus. Abemus Pacum. Sì, vabbè. Adesso con grande calma, mia bellissima uomini rete, ragazzi, noi scherziamo, ma insomma, sono soldi, adesso ricordiamoci anche perché siamo qua. Sono giovane, sono giovane, sono tanti per me. Ma guarda, pure per noi, pure per gli anziani, per me di mezza età, sono tanti per tutti, quindi un po' giochiamo, scherziamo, ma poi giochiamo sul serio per davvero. La dottoressa dice che puoi chiamare due pacchi se vorrai continuare a giocare, ma questo è un problema seguente. Okay. Prima, il primo problema, bellissimo problema, è che la dottoressa stampa di nuovo con una magia natalizia, fa apparire di nuovo sul tabellone una cifra scritta all'inizio della partita. Idealmente, se chiudi gli occhi, sul tabellone tornano per te 75.000 euro. Del Telethon inizia col botto con 75.000 euro sicuramente vinti da Erika, Yolanda, ma dobbiamo scoprire, non è un dettaglio, dove sono i 500.000 euro, nel 10, nell'1, nel 5, oppure dramma, li hai tu. Chiamo il 10, il Molise. La bellissima Smeralda, Ilari da Venafro, ce li a lei, facciamo festa, no, se tu avessi chiamato quello, vada sì. L'offerta sarebbe stata più alta, se troviamo i 500.000 euro facciamo festa tra 5 e 1, speriamo di trovarli lì, chi ce li ha? Il nostro vampiretto agli One Direction, venuti dal Friuli Venezia Giulia o Giuseppe Freddaster? Il 5. Buonasera vampiretto. Stavo per esultare. No. Ma ci mancano un po' dei pezzi. Ho visto il 5 all'inizio e ho detto si può fare festa, invece no. Ci hai detto che sogni, ti vedi il tuo futuro più bello davanti, lo continui a sognare in grande, ma forse era questa la serata per sognarlo davvero in grandissima, alla grandissima. Stacca senza aprire, stacca senza aprire, Giuseppe, per favore. Allora, guardo da qua con te. Gnè, non ti mollo. No, guardo io, non tu. Okay. Guardo io, non tu. Cosa abbiamo dopo di noi?
la seconda ed ultima meravigliosa puntata, le nostre miniserie, ma poi non sono mini, sono le serie, gli sceneggiati di Rai 1, una grande produzione, Maria di Nazareth, regia di Giacomo Campiotti, l'aiuto regista, pure se si vergogna a dirla, era la nostra Franceschina che scappa là dietro, e gli attori, attrici, Andrea Giordana, Lisa Jung, perché è tedesca, Paz Vega, Antonia Liscova. Senti, la matematica non ti piace? A letterati e a scrittori come andiamo? Un po' meglio. Un po' meglio? Sì. Hemingway ha scritto: oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Hemingway non guardava affari tuoi perché non c'era, però avrebbe potuto chiosare: e tutto quello che farai dipenderà da quello che farai stasera. Stasera c'era da fare una cosa sola: dipingere il tuo futuro di rosso, rossissimo, che più rosso non si può. Dall'inizio abbiamo covato il sogno del tuo futuro qua dentro e non lo sapevamo. 500.000 euro. Va bene. 75.000 euro comunque li abbiamo vinti, pensiamo a questo e soprattutto non smettiamo di pensare al Telethon. 45506 è la settimana del Telethon, mettetevi con l'anima in pace, vi farò odiare il Telethon. No, non è vero, lo amiamo sempre, per quanto, oh, fa menzionare, hai vinto 75.000 euro. Moulin Rouge, musica, a domani.